presidente del Bocale, Filippo Cogliandro. Buonasera presidente, ben ritrovato. Ciao, qui direttore, su Stadionale. Buonasera a voi. Dunque, presidente, una squadra assolutamente solida e concreta in casa di sicuro, in trasferta ci state lavorando, contro forse quella che è la squadra più spettacolare dell'ultimo periodo. Quindi insomma, domani tutti al campo lì. Sì, sì, quello è quello sempre, diciamo, che l'invito al campo è sempre valido, anche perché, come dicevi tu, appunto, noi facciamo delle partite in casa, insomma, il nostro punto di forza, almeno quello che dice adesso, ora come ora, sia la classifica che i risultati. Quindi sì, teniamo tantissimo questa squadra, che nelle ultime apparizioni sta dimostrando veramente in gran forma. E domenica, se non sbaglio, in 3 minuti o poco più, ha ribaltato il risultato che sembrava quasi certo contro l'Acri, quindi diciamo che è una squadra non mai doma che ci darà del tempo, poco ma sicuro. Diciamo che potrebbe essere una specie di derby della spensieratezza, perché poi il Trebisace diciamo non ha grosse ambizioni se non quella di salvarsi. Il Bocale è una matricola, per cui davvero non c'è niente da perdere per nessuna delle due. Sì, 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 però se pensi matricole lo sono anche, e non lo prendo come un'offesa, è giusto per puntualizzare. No, non è un'offesa. Sono anche Corigliano e Abruzzanese, insomma. Cioè, quest'anno veramente è un campionato bellissimo sotto questo punto di vista. Sì, sicuramente sì, il nostro obiettivo è quello del Trebisaccio, è proprio quello della salvezza. Però siamo ancora siamo a metà del cammino e bene o male abbiamo davanti a noi un bel po' di partite, e magari sperare di un buon piazzamento non è male, sia per noi che sicuramente anche per il Trebisaccio. Quindi venderemo cara la pelle, come anche loro verranno a Bocale sicuramente a fare punti. Sarà sicuramente una bellissima partita. Tra l'altro, parlando della Rossanese, perché il Corigliano è vero che è una matricola, ma con un budget che di matricola c'è poco, c'è anche da dire questo, onestamente. Diciamo, ecco, il ruolo dell'Olympic Rossanese è abbastanza importante, oserei dire, perché comunque forse l'Olympic Rossanese è la squadra che più di tutte può mantenere acceso il discorso playoff. Sì, fortunatamente, bravo, hai detto una cosa. Esatto, è questo il discorso playoff, alla fin fine, sotto sotto. Quanto ci credete? E mi collego ad un'altra domanda che ho fatto prima al presidente Violante e la propongo anche a lei. Se il nuovo corso della Regina manterrà le promesse, non in termini di competizione, perché credo che sia impossibile, ma quanto potrà stimolare il Bocale, la Regione Mediterranea, il Gallico Catone e tutte le altre a fare bene per creare un rapporto di osmosi con la, come dire, con la società madre, in maniera tale che tra virgolette voi vi mettete al loro servizio, ma anche voi potete andare a pescare da quello che è il bacino dei giovani che la Regina dovrebbe attirare? Allora, ti rispondo già a questa, dicendoti appunto che già lunedì mi troverò ad un incontro insieme al presidente Gallo e sicuramente discuteremo anche di questo, perché per noi è importante che la Regina, insomma, vada, meriti i palcoscenici più importanti, non sicuramente questi in cui sta navigando in questo momento. Però è anche vero, come dici tu, che per noi squadre regine, la forza della Regina sta anche nei giovani, da cui noi possiamo un po' attingere per creare i presupposti di formazione, chiamiamola così, o perlomeno di farli crescere un pochino in più. Quindi per me è importantissimo che la Regina si avvalga appunto di questa nuova società e che facciano bene sotto questo punto di vista e crescano nelle aspettative che tutti noi abbiamo, e cioè di portare la squadra ad altissimi livelli. Per la domanda prima che mi hai fatto, però non me la ricordo, era legata al... No, eravamo sempre su questo discorso, cioè se poi sale anche la vostra asticella, perché ovviamente, un giovane che gioca in Serie D è diverso rispetto a uno che gioca in Eccellenza, e il Bocale si sa che è una squadra ambiziosa, presidente, su. Sicuramente sì, però noi abbiamo tantissimi ragazzi seguiti anche dalla Regina, e io mi riferisco a questo.
possono anche avere l'ambizione, insomma, di fare bene anche con squadre professioniste. Noi abbiamo un ragazzo che lo sta seguendo attualmente, il Catanzaro, è un ragazzo degli allievi. Lo scorso anno abbiamo mandato a Gatto alla Regina, appunto, dove stanno facendo il campionato primavera. Quindi anche per noi in questo senso è un bene perché se riusciamo a formare dei ragazzi abbiamo possibilità, insomma, di farli vedere e seguire dalla Regina, che fermo restando che la Regina ha un formidabile settore giovanile, quindi non lo so, ben venga, sicuramente qualcosa di positivo c'è in questo. Invece per quello che riguarda appunto l'ambizione dei playoff, sono secondo me un giusto premio, senza, voglio dire, essere fantastici o pensare chissà o illudersi chissà di che cosa, è un giusto premio per quello che il campionato ci sta regalando, quindi se viene per noi è un forma d'orgoglio, appunto, essere una matricola e riuscire ad arrivare ai playoff. Certo è che queste due davanti, il Regina Mediterranea, appunto, e il Corigliano ti danno poco spazio, certo. se non fosse appunto per la Rossanese sarebbe veramente inimmaginabile riuscire a fare i playoff in questo campionato. Bene, Presidente, grazie mille, in bocca al lupo. Grazie a te. Grazie, alla prossima, grazie.